Buongiorno amici del canale! Avete visto il video di settimana scorsa? Quel video bellissimo con lo specchio antico, i boccioli di rosa, madame. Se non l'avete visto, bloccatevi. Andate a vedere l'altro video e poi tornate qui. Scherzi a parte. Il mio progetto è di mettere entrambi in una bellissima stanza di armadi. È una stanza mezzo ufficio, dove ci passiamo tantissimo tempo e dove ho piacere di far diventare il tutto molto elegante, molto armonioso. Ho utilizzato sull'altro specchio un Madame, un Vintage Rose, miscelati, ho usato un lavaggio di colore, un po' di cera principessa e questa bella vetrinetta, che è un po' spigolosa ma diventerà raffinatissima, deve star bene vicino all'altro specchio. Quindi impresa molto ardua, anche perché è stata sverniciata e amo il colore di questo legno, quindi non lo tingerò ma lo antichizzerò. E la mia mission di oggi è proprio far sì che con questa carta da parati bellissima sul fondo, un po' di Madame, un po' di lavaggio, quindi gli stessi prodotti utilizzati per l'altro specchio, ci sia omogeneità. Vediamo se ce la faccio. Partiamo! Ho messo la mia vetrinetta su questa panchetta perché sono più comoda, devo lavorare bene e andare in certi punti un po' nascosti. È stata sverniciata, perché? Perché è stata colorata anni fa con un metodo molto antiquato, è stata messa la cementite, uno smalto, asciolto, graffiato, un disastro quindi. Metodi che si usavano anni fa per tingere di chiaro, per colorare mobili senza carteggiare, e invece qui hanno anche carteggiato. Noi abbiamo sverniciato con il nostro sverniciatore, quindi riportato a legno grezzo e ora bisogna ricolorare l'interno. Ovviamente è difficile andare in tutti questi punti, anche perché è stato proprio tinto tutto di bianco. Io lavorerò così, la struttura interna la farò Madame, il fondale sarà fatto solo nei laterali perché poi metterò la mia carta da parati, quindi non spreco colore inutilmente, colorerò anche il soffitto in modo che sia a posto, anche il bordino. Tutto ciò che noi vediamo dentro sarà Madame, mensole comprese. Madame puro. Ho girato bene 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 il mio colore, carico il mio Elizabeth, un pennello morbidissimo. E inizio a colorare. Qua noi abbiamo già messo il nastro carta sul vetro in modo che non si vada a sporcare il vetro, perché poi dopo pulire alla fine è sempre molto laborioso. È stata tolta tutta la vernice che veniva via in tutti gli angoli ed è rimasto semplicemente qualche accumulo in qualche punto, ma non verrà via, non scrosterà. Togliamo bene tutti i difetti di colore vecchio. Una bella passata di Madame, guardate come copre. Sul soffitto sarà necessaria una sola mano, tanto non si vedrà più di tanto, e una mano è già molto coprente. Quando inizi a stendere il colore vedi che tutti i difetti se ne vanno, è meraviglioso. Quando avete molti vetri, mi raccomando, o li togliete oppure mascherate bene bene bene. Continuo verniciando anche le mensole. Attenzione, una cosa importante, vernice pura sulle mensole, perché altrimenti rischiamo di mettere troppa acqua e di farle imbarcare. Faccio asciugare, giro, faccio l'altro lato. Finito. Proprio perché questa vetrinetta è stata sverniciata, voglio omaggiare il legno e fare un lavaggio che antichizzi lasciando vedere il legno. Quindi utilizzerò lo stesso lavaggio che ho avanzato dal mio specchio, l'ho fatto solo ieri, e
lo allungherò un po' perché non mi basta, quindi gli farò vedere come riprodurre la stessa tonalità e massaggerò il legno con un panno, diciamo omogeneizzando colore e texture. Questo è il colore di base e ora lo allungo. Metto, come nell'altro video, un goccino di vintage, quindi del mio marrone. Devo fare tutta la vetrinetta, quindi ne metto un goccino di più oggi. E un goccino di grigio. Meno un cucchiaio. Controllo se allungando mi piace. Questa cosa la faccio perché voglio che appunto la vetrinetta sia benissimo anche vicino allo specchio. E nulla di più facile se non usare le stesse tonalità. Lo giro bene col pennello. Mi raccomando, a portata di mano, spugna umida, secchio con acqua calda e una spugnettina abrasiva. Tenetelo vicino perché per alleggerire potrebbe servire. Io qua spalmerò il colore su tutta la superficie, ma guardate come lo tolgo. Dobbiamo essere veloci, quindi farlo fin quando il legno è ancora umido. Pannettino, mi raccomando, bello liscio e si toglie. Sciacquo il legno fin quando non esce fuori la vena che mi piace, guardate. Ovviamente lascerò un pelino più scura la base, perché voglio che appunto l'usura stia lì, e la rientranza, come in questo punto qui, dove vedete, tolgo in questo punto, ma qui nella rientranza lascio un goccino di grigio incastonato lì. È un lavaggio di colore che antichizza il legno. Continuo con il cassetto. Faccio tutta la struttura del cassetto, anche i bordi, e poi tolgo solo in alcuni punti, in modo che rimanga proprio bello preciso anche quando il cassetto viene aperto. Pannettino e antichizzo partendo dal centro. Strizzo e sciacquo il mio straccio. E con lo straccio pulito, che toglie di più, continuo a eliminare l'eccesso. Elimino l'eccesso dal centro e lascio l'eccesso di vernice invece nei lati. Un po' come se il legno più scuro ovviamente fosse ai lati dove non c'è l'usura del pomello. Vedete? Invece in centro, dove viene comunque toccato, resta più chiaro. E voilà! Quando sarà asciutto lo vedrete ancora meglio. Adesso faccio tutto questo pezzo. Mi raccomando, questo lavoro non è da fare al sole o in mezzo a correnti d'aria, perché si beve tutto. E si asciuga in fretta e non riuscite ad asportare come volete. Bellissimo colore, questa tonalità di grigio e marrone sta veramente bene. Togliamo l'eccesso.
fare che il lavaggio asciutto, se volete portare a legno grezzo alcuni punti che sono un po' troppo coperti, spugnettina abrasiva e si fa così. Tipo io qua voglio portare fuori un pelino il bordo del mio legno. Tolgo e vedete? Esce di nuovo un po' di legno grezzo. Uguale qua sotto. E voilà! In questo modo si va a lavorare il legno senza far fatica e portando fuori le sfumature che vogliamo. Il lavaggio è finito, il colore dentro asciutto, è arrivato il momento di mettere la carta da parati. E lei è veramente stupenda, veramente speciale. La trovate anche con fondo bianco, fondo blu e questo meraviglioso fondo che sta benissimo con il Madame. Non sono uguali uguali, è qualche tono più scuro, però sta benissimo. Ho già preso le misure per il fondo e quindi partiamo immediatamente. Colla, spray, spatolina e lavoro a piccole campinature, quindi un pezzettino per volta. Un pezzo, poi scendo, in modo che esca tutta l'aria e non si creino bolle. Shakeriamo. Riesco ad andare sotto i due legnetti che mi tengono ferma la carta. Uno e due. Non premo fin quando non sono sicura del posizionamento. Ora la applico in modo preciso. Sempre un bene premere da una parte verso l'altra, perché in questo modo si fa uscire bene l'aria. Ok. Continuo. Tengo vicino un cutter perché sono all'ultimo punto e devo rifilare. Ho ottenuto un centimetro di spessore in più per essere precisa. Questa carta da parati è meravigliosa perché è riciclabile, lavabile e senza PVC, quindi rispettiamo anche l'ambiente. Rimetto colla. Ovviamente qui devo tagliare perché ho un pezzettino di legno a cui non passa sotto la carta, purtroppo. Di là sì, di qua non passava. Incido. Quando sarà completamente attaccato tutto, poi rifilo l'ultimo pezzettino. E voilà! Elimino l'eccesso. Uno. Due. Ricordate, per togliere il nastro carta mai strappare, prima si incide. Cutter affilato. Tolgo il nastro.
Lavo bene con acqua ammoniaca i vetri. Li lavo con acqua ammoniaca, li sciacquo e li asciugo per bene. Nessun alone. La stanza in cui andranno specchio e vetrinetta sarà soprannominata la stanza dei fiori. E quindi arricchirò ancora il mio cassettino con un bellissimo transfer. Volevo un qualche cosa di luminoso e dorato che anche a porta chiusa, perché ora lo vedete con la porta aperta, con la carta da parati molto molto in evidenza, ma a porta chiusa un pochettino diventa, diciamo, più piatto. Quindi per dare più movimento, il transfer sui cassetti. E utilizzo un rimasuglio, perché l'ho usato quasi tutto per un altro progetto, di Lovely Script. Quindi ho tenuto questa parte bellissima floreale che mi basterà per decorare il cassetto e utilizzare ancora di più. Taglio la parte che non mi serve, che userò ancora per un altro progetto, che è questa parte qui, unita ai suoi laterali. Quindi la scritta la conservo. E inizio a predisporre la parte centrale. Tolgo la carta protettiva, applico il disegno. Sono felice che sbordi un pochino perché sembra più realistico. Cerco di essere abbastanza centrale, più o meno 5 dita, un goccino più in qua, perfetto qui. E lo applico. Sarà molto delicato perché l'oro su questa base legnosa si vedrà il giusto. Continuo con i laterali, il pezzo che va qui, piccolino, e il pezzo che va di là. Taglio l'eccesso e vado a filo del mio cassettino, mi metto di qua. Perché questo transfer che arriva al bordo è molto contemporaneo. Sembra anche lui un effetto carta da parati. Prima di mettere i pomelli finali, che sono bellissimi, passo una mano di cera jasmine e ora inizia la vera magia, perché un colore lavato su un legno grezzo ora prende veramente profondità. E guardate qui. È bello, idratato, vivo e vellutato.
E voilà! Anche il pomello è stato montato. Questo restyling è molto molto bello, ma classico, quindi si sposerà perfettamente con il mio specchio. Dentro conterrà le boccette di profumo e darà un tocco molto molto vintage alla mia stanza. Ditemi se vi è piaciuto nei commenti e fatemi vedere i vostri restyling. Al prossimo video. Ciao!